Riparte da casa al nuovo l'avventura del nuovo Basket Napoli. Il team partenopeo, vista l'inagibilità per i lavori per le Universiadi del Mario Argento, sarà costretto ad emigrare in provincia. Un campionato che si attende difficile, visti i tempi ristretti in cui è stato costruito il roster, ma il presidente Federico Grassi spiega quali sono i progetti per favorire i tifosi. L'obiettivo è quello di salire in A, anche se siamo partiti con un po' di ritardo e lo abbiamo visto nella prima partita dove abbiamo un po' accusato la preparazione nell'ultimo quarto, però la nostra idea è di salire anche per riportare Napoli in Serie A. Una squadra fatta pressoché da giocatori napoletani italiani? Sì, abbiamo solo due stranieri per quest'anno, anche se abbiamo anche delle giovanili che noi portiamo avanti, perché diciamo, il sogno che abbiamo è di portare più napoletani possibile in prima squadra. Il coach Gianluca Lulli sulla squadra si è così espresso. Una buonissima squadra, abbiamo iniziato chiaramente un po' in ritardo, però siamo felici del roster che abbiamo allestito. Chiaramente obiettivi primari sono creare un'identità di squadra, poi pian piano valuteremo anche gli obiettivi sportivi chiaramente. Tanti giovani si avvicinano al basket, ma a Napoli diciamo che è uno sport che deve faticare per poter emergere. Ma tutti gli sport sono difficili nelle grandi città. Chiaramente ci vuole tanta passione, tanta voglia e anche e soprattutto tanti istruttori capaci di dare degli input importanti. L'assessore Borriello auspica in una stagione di successi per il Basket Napoli. Intanto parte una nuova avventura, questo è importante, nonostante insomma il cambio societario riusciamo a conservare un livello dignitoso di basket, quindi una Serie B che insomma, è importante, autorevolissima, insomma, con squadre competitive, quindi nasce un nuovo progetto ed è bello insomma, farlo partire anche da Napoli, da San Giacomo e augurare a loro insomma, la migliore fortuna sportiva. Però l'importante per Napoli è avere la squadra di basket, questo per noi è un obiettivo e con questo insomma, lo stiamo raggiungendo. Ecco.